Ho scritto precedentemente una storia abbastanza suggestiva e incredibile. La storia si basava su un assunto che mi ha sempre particolarmente colpito, che era questo. È possibile che qualcuno sia talmente crudele, talmente cattivo da dimenticare qualsiasi forma di umanità? È possibile, quindi ribaltandolo nell'ambito dello spettacolo, creare il personaggio di un serial killer, uno dei più quindi efferrati protagonisti di una dramatic story, che però alla fine faccia partecipare il pubblico del suo dramma e addirittura ci riempia di pietà più delle sue stesse vittime. Questo come autore, come sceneggiatore, mi aveva sempre affascinato. La capacità quindi di trasferire la pietà dalle vittime all'assassino. Verificando i vari registi non eravamo rimasti soddisfatti di nessuno tranne che di Alessandro Jodorowsky, di cui avevamo ammirato i film precedenti, Il Topo, La Montagna Sacra, e così lo abbiamo contattato. Claudio ha mandato questo mio trattamentino a Parigi al suo agente. Il suo agente ha risposto dicendo che Alessandro la cosa era interessante, ma prima di tutto avrebbe voluto incontrare me. Allora Claudio si è preparato ad andare con me a Parigi e ha detto no, lui vuole incontrare soltanto lo scrittore di questa storia. E io sono stato mandato a Parigi. Sono arrivato a Parigi, sono andato all'appuntamento da questo agente, ma nel portone sono stato sorpreso alle spalle da un signore vestito completamente di viola, comprese le scarpe, i calzini. La prima volta che vedo le scarpe viola nella mia vita, parlo del 1986-87, il quale mi ha guardato e mi ha detto «Oui, Léonie, oui, c'est moi, Alejandro Jodorowsky». Va bene, noi andiamo, piacere, andiamo. No, non entriamo in questo luogo di mercanti, andiamo a parlare io e te in un bar. Siamo andati nel bar e lui mi ha detto, lo sai che sei un ladro? Scusa, in che senso? Quando hai scritto questa storia? Non ricordo, mi sembra nel marzo scorso. Che giorno? Ma penso verso la fine del mese, il 28, cose di questo genere. È quella notte che io sono andato a dormire presto. E l'angelo delle storie è passato da Parigi, non mi ha visto sveglio, è arrivato a Roma e si è fermato da te. Però la storia era mia, ladro. Si è messo a ridere, ci siamo abbracciati. Questa favola mi è sembrata molto suggestiva, molto in linea con Jodorowsky.